La pressione atmosferica è in diminuzione sul Mediterraneo centro-occidentale a causa dell'avvicinamento di una depressione che, staccatasi dal flusso principale atlantico, si sta muovendo verso Levante. Attraverserà il Tirreno centro-meridionale nelle prossime 48 ore, determinando un diffuso peggioramento, ad iniziare dalla Sardegna, dove ci attendiamo piogge di forte intensità, specie sul settore orientale. Entro la serata di sabato, il fronte perturbato raggiungerà la nostra regione, dando luogo così a precipitazioni che localmente risulteranno anche a carattere di rovescio. La depressione a carattere freddo presente sul Baltico non raggiungerà la nostra penisola poiché è spinta dall'alta pressione verso i Balcani. Ad ogni modo, sul Mediterraneo non si intravede nessuna figura barica stabilizzante anche per il medio periodo. Anzi, come vedremo, ci sarà una novità per la prossima settimana. Intanto, ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 28, cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con tendenza al rapido peggioramento dalla serata, ad iniziare dalle aree costiere, con piogge in intensificazione ed in estensione alle rimanenti aree nel corso della nottata, fenomeni che localmente potrebbero assumere carattere di temporale, temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento a causa della componente meridionale delle correnti, venti da moderati a forti da scirocco, in particolare in mare aperto, dove il moto ondoso subirà un vistoso aumento fino a molto mosso o agitato. Per domenica 29 al mattino condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni anche sulla costa, ma in rapido miglioramento nel corso della giornata. Fenomeni che potrebbero insistere in maniera sporadica nelle aree più interne e montuose fin quasi in serata. Temperature in lieve calo nei valori minimi, venti tra deboli e moderati da nord-est e mare generalmente poco mosso. Lunedì, temporaneo miglioramento grazie ad un lieve aumento della pressione, ma dal nord Europa è previsto l'arrivo di un nuovo vortice depressionario, questa volta a carattere freddo. Nucleo freddo che entrerà dalla Valle del Rodano generando un minimo di pressione sottovento alle Alpi in lento movimento verso sud-est. Dunque, dopo un lunedì tutto sommato tranquillo, ci attendiamo un nuovo peggioramento nella giornata di martedì. E mi preme ricordare che martedì 1 dicembre avrà inizio l'inverno meteorologico, una data convenzionale stabilita dall'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, che vale per tutte e quattro le stagioni dell'anno, una data che anticipa di 20 giorni circa la scadenza astronomica. I massimi effetti legati a questo peggioramento dovrebbero manifestarsi però tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, quando, oltre alle piogge, potrebbero imbiancarsi i nostri monti intorno ai 1000-1200 metri. Ma, per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it. Bene, per il meteo è tutto. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.